One that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui su un nuovo video su SimCity. Si continua ragazzi nella nostra bella cittadina. Ok, ci troviamo a Pandatown, ricordiamoci, città industriale che di industrie non ne ha. Va benissimo, perfetto. Dobbiamo andare avanti, vediamo cosa ci chiedono delle zone. C'è una crisi di disoccupazione, come mai? Ci sono più lavoratori che posti di lavoro. Ok, quindi significa che vogliono dei posti di lavoro. Per il momento buttiamo anche la zona commercio. Per la zona industriale ce ne occupiamo dopo. Anche se direi di puntare alle industrie. Sì, facciamo quindi una cosa del genere. Poi andiamo a distruggere quando inizieremo a fare il nostro bel petrolio. Ok, quindi se ci sono crisi di disoccupazione, noi ce ne andiamo a togliere, vero ragazzi? Lavoro per tutti, ragazzi, lavoro per tutti. Nessuno dovrà mai rimanere senza lavoro. C'è anche una piccola domanda commerciale che potremmo anche risponderla. Un momento, puntiamo all'ingigantimento della nostra città. Se vogliamo sono insufficiente, va benissimo, dai, puntiamo tutto avanti. E che dire ragazzi? Puntiamo quindi a ingrandire un po' la nostra città, a farci un po' di soldi e poi con calma industrializzare la nostra città. Intanto qua ci sono dei problemi di traffico, mi dicono che ci sono problemi di traffico. Vediamo un po'. Ok, dovrebbe in qualche modo diminuire, però ho detto dovrebbe. Effettivamente il traffico è un po' esagerato qua in questa zona, per questo abbiamo fatto questa seconda strada di supporto che dovrebbe più o meno aiutare alla circolare della strada. E intanto ragazzi, con i primi soldi che facciamo, direi di aumentare un po' il valore delle nostre abitazioni. Direi semplicemente con quelli di valore 2. Ad esempio possiamo andare a mettere un parco medio con vialetto, ce lo andiamo a mettere ad esempio qui. Ok, quindi facciamo prendere un po' di valore alle case nei dintorni, direi. Ad esempio così, poi magari ci andiamo a fare giusto qualche piccolo aiuto, andiamo a mettere ad esempio così. Vediamo un pochino, perfetto, così allarghiamo un po' la zona. Stessa cosa da questa parte, ci andiamo a mettere ad esempio questo qui. Ok, perfetto, abbiamo questa bella striscia tutto a reddito medio. Ok, vediamo un po', stiamo guadagnando 1450, i cittadini saranno sicuramente molto felici, abbiamo tasse solo del 7%, dobbiamo arrivare almeno a 5000 abitanti. Intanto no, mi dispiace, no. No, io Omega no, perché avevo detto che questa qua non è città futurista, solo industrializzazione di base del gioco, come la si vedeva prima all'inizio. Ok, intanto posti di lavoro contentati un po', scusami. Ancora consumo di merce insufficienti. Eh sì, vabbè, per il momento andiamo a fare anche strade che non ci serviranno. Va benissimo. E puntiamo qua tutto a negozi. Sicuramente ne arriveranno tantissimi, ne sono sicuro, quasi al 144%. Ok, intanto gli abitanti 2216 aumentano in modo abbastanza rapido e veloce. Vediamo un po' anche se stiamo migliorando la densità. Densità di popolazione non proprio così tanto, attenzione, non proprio così tanto. Vediamo un po' l'educazione come stiamo messi. Vabbè, l'educazione l'ultima 182 di 350, va benissimo. Sicuramente dovremmo dare altri servizi ai nostri cittadini, non limitarci a quello che stiamo vedendo adesso. Perché qua comunque non voglio spostarmi, perché se andiamo a vedere, ok, qua c'è il carbone, qua ci sono i minerali e qua c'è il petrolio. Effettivamente possiamo giocare con vabbè ragazzi, poi li andiamo a distruggere, quindi fa nulla, andiamo a fare queste strade, poi le eliminerò più in futuro, però al momento vogliamo farci qualcosa di soldi anche noi. Ok, qua cittadini, qua altri mercati,
Sicuramente la domanda residenziale è molto richiesta, da come possiamo ben vedere. Ok, al momento guadagniamo intanto 3.000 l'ora, che non è malaccio, è un bel guadagno all'inizio, però la popolazione comunque è fissa sul 2200, addirittura prima era sui 3.445, sicuramente molto più alta, però stiamo riaumentando pian piano. Vuoi saperne di più sul pannello dei budget? Non al momento. Ok, 2500, sì, direi che tutto sommato la nostra città non sta andando male, le nostre industrie stanno andando forte, anche se sono di scarsa qualità, stiamo parlando ancora di quelle di primo livello. Ok, intanto qua stiamo costruendo nuovi negozi, nuove case, sperando che la densità aumenti in modo rapido e veloce. Dai, veloci, veloci ragazzi, dai che vi vogliamo bene. Ok, intanto dobbiamo preoccuparci della... dobbiamo prendere un po' di petrolio, ragazzi, dobbiamo iniziare col petrolio. Vediamo, per iniziare col petrolio significa che questa zona va un po' massacrata? Eh sì. Magari direi di iniziare stesso adesso a trivellare qualcosa, perché io se metto così mi taglio parecchia roba. Quindi vanno distrutte un po' di strade, che sono circa... fino a qua, sì, ragazzi, è una cosa proprio obbligatoria. Magari no, pure tutta sta strada va assolutamente eliminata, però così andiamo a eliminare anche la nostra centrale. Attenzione, magari eliminiamo giusto questa, ci andiamo a prendere la nostra bella trivella e ce la mettiamo. Però aspettate, così siamo messi scarsi, abbiamo bisogno di una piccola strada. Vediamo un pochino. Strada, pure questa qui va benissimo. Ecco qua, me la tiri più o meno così. Poi facciamo una cosa piccola così fino a qua. Poi ci andiamo a prendere la nostra trivella. Sì, le faccio un po' tutte strane, non vi preoccupate, non vado proprio al migliore dei modi possibili. E ce la mettiamo qua. Perfetto, molto infelici, ci dispiace. Effettivamente siamo vicino a una zona residenziale, non è proprio il caso di mettere qua i nostri cittadini. Vabbè, lo so, siete infelici per questo, ma noi abbiamo bisogno di petrolio, quindi cercate di non lamentarvi. Intanto abbiamo bisogno di un'altra centrale. Per quanto riguarda il valore del terreno, come siamo messi adesso? Vabbè, mo adesso è una guerra, ragazzi, adesso è una guerra per quello che abbiamo fatto. No, non trasporti, scusami. Qui. Ecco qua, perché qua è con questo rosso è abbastanza fastidioso per queste zone qua. Quindi direi a questo punto di mettere un altro bellissimo parco, oppure qualcosa dello sport. Ad esempio un campo da baseball, che comunque l'area è abbastanza ampia. Oppure questo, no. Campo da calcetto, baseball, dai. Gli americani sono baseboliani. Vabbè, facciamo tipo, fatemi vedere. Tipo così, no, però poi qua lo andiamo a distruggere, quindi meglio di no. Facciamo tipo una cosa del genere. Ok. Però aspetta, ce la facciamo qua, no, più qua. Oh, decisione Raiton! Perfetto. Togli, non voglio più questa roba. Poi qua subito ci andiamo a mettere ad esempio un campo da pallacanestro, tennis pubblico, vai col tennis. Perfetto, così miglioriamo questa zona che era veramente pericolosa. Quindi iniziamo col petrolio, qua cosa c'è? Consumo merci insufficiente sempre. Dobbiamo risolvere questo piccolo problema, che tanto piccolo problema non è, facciamo una cosa del genere, tiriamo questa strada così. Poi prendiamo zona commerciale, tutta questa qua gentilmente me le fai tutte residenziali. Ok, tanto che c'è da eliminare, scusami, cos'è? Oh, saranno piccoli incendi, ragazzi, piccoli incendi che sicuramente non ci volevano in quella zona, sicuramente non ci volevano. Va benissimo, tanto che ci chiede della polizia. No, grazie. Anche se il dottor V favorisce un po' le nostre industrie, però poi la criminalità è, quindi non è tanto comoda.
28.000 dovremmo cominciare a dare aiuto con i nostri servizi, con quell'antincendio, con lo salute. Eh sì, ok, andiamo a distruggere anche quest'altra maceria, sperando che tutto recuperi al meglio. Intanto abbiamo 3.000 abitanti, stiamo iniziando a pompare petrolio. Vediamo un po' che ci chiede. Un pozzo petrolifero è una cosa fantastica, ma se ne comprassi di più potresti estendere la strada di servizio e costruire pozzi di petrolio in altri punti più tardi. Quindi, per la prima cosa, che mi ero ovviamente dimenticato, andiamo a distruggere questa. Sì, ci sto. Non la voglio più la mia centrale elettrica. Andiamo a vedere un po' qua tutto. Dai, vai via, vai via. Questa strada direi di eliminarla interamente, compresa di questa. Sì, vediamo non pochi cittadini. Vabbè, meglio, quindi sono molto più felici. E poi, ah sì, adesso prendono loro i deficit. E per problemi di elettricità adesso ce ne va a fare una bella centrale elettrica a petrolio, che l'andiamo a mettere in zona non proprio lontanissima, però questa comunque dà effetti negativi se non erro. Vabbè, l'andiamo a mettere più lontano possibile allora, tipo qua. Perfetto, adesso naturalmente produciamo un bel po'. Sta cosa va tolta, quindi dobbiamo lavorare con calma e per bene. Seconda cosa molto importante per noi è il commercio. Per un magazzino commerciale dove mettere il nostro petrolio, direi di metterla stesso da questa parte, dove lo andiamo subito a rifornire di depositi di petrolio greggio, ma non abbiamo soldi. E vabbè, capita non avere soldi, capita. E direi di iniziare quindi poi anche un'esportazione, perché naturalmente ci conviene fare tanti soldi. Qua il magazzino già si è riempito di merci, va benissimo. Ok, perfetto, possiamo già immagazzinare qualcosa. Ok, 2000. Poi non so se aumentare di poco le tasse. Intanto che succede? Problema di discarica. Ai, attenzione, avrei voluto che non arrivasse mai questo momento, ma prima o poi doveva arrivare. Vabbè, tiriamoci una strada da queste parti, ragazzi. Facciamo una cosa del genere. Ok, la discarica me l'ero dimenticata. Ok, tira. No, non seguire qua. No. E mo mi fai la strada tutta strana. Vai direttamente qua, vai, gira. Ah, ecco qua. Poi fai così. Perfetto. Questa strada tutta strana, ci andiamo a mettere questo. Ok. La nostra bellissima discarica. E finalmente possiamo raccogliere anche un po' di rifiuti. Ok, qua già si vede un po' di immondizia. Va benissimo. E vabbè, sicuramente ce ne vorrà di parecchio di tempo. Intanto buttiamo tutto a velocità massima, perché qua il nostro deposito, perfetto, possiamo già andare a depositare altro petrolio greggio. Eccolo qua. Andiamo poi, clicchiamo sul nostro magazzino, andiamo in gestisci le consegne, mettiamo il nostro petrolio in import export, lo mettiamo in esporta. Quindi ogni 10.000, mi pare, no, aspettate un secondo, no, ogni 1.000 ci daranno 15.000 simoleon. Quindi stiamo facendo non pochi soldi, ragazzi, non pochi soldi. Adesso iniziamo a guadagnare tantissimo col petrolio, quindi puntiamo qui. Vediamo un po', magari andiamo a mettere qualche nuova trivela. Possiamo metterla tipo da questa parte, che sicuramente pompa tanto. E poi, ma non ci dobbiamo sposare solo sul petrolio, ma anche ad altre parti. Intanto qua le aule sono piene, però al momento mi è difficile. No, mamma mia, abbiamo chiuso la scuola. Le mamme, già le vedo le mamme tutte infuriate con noi, tutte quante, nessuna che non è incacchiata con noi. Quanti ce ne sono adesso? Ha chiuso, cercasi personale ovviamente, perché
Abbiamo licenziato tutti quanti. Vabbè, sono cose che capita. Un sindaco può sbagliare, ragazzi. Può sbagliare un sindaco in questo modo. Mamma mia, quanti incendi! Tanti incendi, eh. Abbiamo bisogno del nostro sistema antincendio. Assolutamente. Un sistema antincendio ci vuole nella nostra città perché stiamo messi in malaccio. Ma veramente tanto malaccio. Ok, vai via anche te, cercate di non prendere fuochi. Cioè, io vi do la scuola per istruirvi a non fare questo e voi che fate? Appiccate tutto a fuoco. Ma vi sembra... Cioè, guardate qua. No, dai. Vabbè, vabbè. Ok, abbiamo 25.000. Sono tanti soldi, soldi buoni. Vediamo qua come è stata la densità. Ci piaceva quando le tasse erano basse. Scusa, ma perché le tasse a quanto stanno? Sono al 7% e tu vicino a me vieni che vuoi le tasse più basse. Cioè, uguale, le ho abbassate al 6%, devi capire chi giocatore le ha al 6%. Che io quando punto al turismo ce l'ho tutto a 11%. Vabbè, tanto qua che si dice, carenza di lavoratori, quindi mi stai dicendo metti altre zone industriali. Quindi andiamo a mettere altre zone industriali, magari ce la scendiamo. No, oh, attenzione, attenzione, no. Perfetto, dammi questa. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Oh, non sbagliare. Mamma mia, guardate qua. Queste qua ce le tiriamo man mano tutte quante. Un'altra qui. Un'altra da questa parte. Guardate che strade tutte strane. E ci andiamo a fare la nostra bella zona residenziale. Se naturalmente qualcuno vorrà venirci a vivere, perché non mi sembra tanto bello andare a vivere qui, in questa città assolutamente pessima, ragazzi, ma pessimissima. Ok, andiamo a mettere qua un parco sopra, che è sicuramente molto importante. E poi basta. No, aspettate, magari questo qua lo andiamo un po' ad ampliare. Ci andiamo a mettere ad esempio sempre questo. Ecco qua, rendiamo la cosa un po' migliore in questa zona. Che veramente chi deve viverci, mamma mia. Cioè, guardate il nostro parco da questa parte. Ma io non sono abituato a giocare nella parte di montagna, assolutamente. Io ho bisogno di tutto piatto per giocare bene, perché se non è così diventa tutta una scocciatura. Mamma mia, gli incendi che stanno combinando! Quante macerie! Mamma mia, ma siete degli ignoranti! Come fate a piccare a fuoco tutto? E non sapete neanche spegnerli? No, no, assolutamente, ragazzi. Sistema antincendio, rapido e veloce. Ce l'andiamo a mettere da questa parte. Andiamo subito con l'allarme antincendio che raddoppia la velocità. Quindi dimezza la risposta al servizio. Dai, dai, veloci, veloci. Mamma mia, ma siete degli ignoranti. Come fate ad appiccare tutto a fuoco? Dai, qualcuno in servizio, per favore. Dai. Mamma mia. Ok, intanto qua c'è un traffico abominevole. Ok, mi sono distrutto qualche strada, no, altre tante macerie, guardate qua, cosa hanno combinato? Cioè non li possiamo lasciare in pace un secondo, che guardate cosa ci hanno combinato, c'è fuoco ovunque, ragazzi, incendio ovunque, cioè sono dei miti, ragazzi, sono dei miti, dai, iniziate a lavorare, eh? Tutti i camion sono al lavoro, lo so, lo so. Ok, dobbiamo dare purtroppo anche supporto alla caserma aggiungendo un successivo garage perché ci sono 12 incendi al giorno addirittura. Cioè, in quale città ci sono 12 incendi al giorno? Voglio capire, dov'è? Dov'è? Cioè, non potete appiccare a fuoco tutti questi edifici, cioè siete degli ignoranti, io ve lo dico. Ok, attenzione, la salviamo questa casa? Mamma mia, guardate che sistema! Vai, dai che ce la fate! Dai che ce la fate! Perfetto. Ah, quell'altro è distrutto, è una macerie. Ok, il nostro sistema antincendio sicuramente è molto efficace. Perfetto, perché siamo tutti in edifici abbandonati e non distrutti. Quindi l'incendio non dovrebbe propagarsi a lungo. Ok, andiamo di qua, andiamo un po' qui.
altra casa, vai via anche tu, vai via anche tu. Direi che possono tornare a casa i nostri amici. Ok, un'azione per spegnere gli incendi. Vabbè, mi sembra ovvio. Ok ragazzi, io direi che per questo video su SimCity è tutto. Mettete un bel like se vi sta piacendo. Continueremo ad allargare la nostra produzione di petrolio e poi ci sposteremo anche su minerali e carbone. Per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!